divisione 3. Beh, insomma, siamo ancora nella quarta. Vabbè, manca un pareggio. E questa qua sarà, questa qua la vinciamo o la pareggiamo? No! No! È sicuro, no? Questa non si perde mai. No! Mai, 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 mai. Questa non si perde mai, mai. Francia è una squadra nuova. Tu, Marzia, poi hanno detto che particolarmente ami diciamo la cultura francese, no. La lingua francese, come no? Mi danno un po' di finocchio. Ma no, proprio la bellezza, cioè proprio la pronuncia, poi insomma è la lingua insomma delle persone colte, sì. Degli intellettuali con la baguette nel culo. Ma no, lì no, cazzarola IVA. Vabbè, ti giuro, ma stai giocando contro. No, stavo andando a sinistra da 5 minuti. Però bastava metterla in mezzo pure col triangolo. Però il Conte. C'è rumore di fondo. Tra due. Così. Passa la stronzio. Lì. Tof. Ma che fai? E mo vedi che faccio. Hai visto? Sì, ma cioè, non cerchiamo di trovare una spiegazione logica. No, invece c'è questo. Guarda, sì, il punteggio, sì. Gol. No. Il portiere lo sapeva già da un'ora, stava già piegato con le mani. Si vede che gli piace stare a 90. Sì, non avevo Pagno dubbi, è francese. Tua madre è puramente casuale. Ma mia madre non è francese, è più di putignano. Insomma, siamo sempre lì. A te ti fanno schifo i francesi? A me fa schifo in principio la lingua francese. Poi quello che mi dà più fastidio, che comunque è gente che si ritiene molto acculturata, i musei, vestiti tutti da finocchioni. Ma i musei ci sono anche in Italia. No, lo so, però loro sono famosi per ste cose. Ah. Mentre a noi è più famoso che, cioè, la cosa famosa italiana è l'isola. Si mangia bene. questo è quando uno dice: ah, Italia, paghetti, pizza. Là dici, no, ma cosa? La dici Francia, ricchioni, cazzo al culo. Io ci sono stato in Francia, ma insomma, cazzi al culo, non è che ne volavano. Perché non hai frequentato le parti giuste, evidentemente. Qua ridendo e inculandosi. Vabbè, se fai rigore però giochi contro, cioè. Non ne so io. Passava un tocchetto in mezzo all'inizio. Sì, ma non ci sono arrivato. C'è un gol da qua. Sì. Lì. Grazie. È il Piqueton. Piqueton che invece è spagnolo. Sì, lui va bene. Lui infatti si ciula Shakira, che è un Nobel per la pace quello, cioè. Cioè, vabbè. E invece la Spagna, ad esempio, tu sei più interessato. Decisamente. Cioè, è un altro tipo di clima, anche paesaggi. Molto più bello. Sì. È più simile all'Italia. Sì, poi ci sono le canzoni in spagnolo che ti piacciono, Maria Salvador. Che non è spagnola. Come no? Perché dovrebbe essere spagnola Maria Salvador? Bam! No. No. Pensavo di star registrando un FIFA d'obiettivi, invece no. Ecco, però tu, ecco, quello che stavo dicendo prima è che ti piacciono i coreani, però. No. Come no? Non mi piacciono i coreani, che i coreani mi ricordano League of Legends, quindi alcuni coreani, ad esempio Faker, hanno la famoso mia Faker, uomo di grande Faker, chiunque vedrà questo video che giocherà a League of Legends, e quindi disiscrivetevi, se lo fate. Sì. Pensavo sì. Nel rigore. Comunque dicevo, sì, i coreani. Sì, i coreani non è che io molto li apprezzi, come non apprezzo i cinesi, come non apprezzo tanto i giapponesi, ma solo perché sono tanti, capito? Sono troppi. Ah, quindi il sovraffollamento a te ti dà fastidio. Sì, diciamo che nella mia città, che io sono a Bari, cioè a vedere tutti quei cinesi a Bari, dici come cazzo è possibile. È brutto, già i muri sono gialli, quindi cioè, cazzo via, sovraffollate. No, hai ragione. Ma sai che è una cosa? Ma anche a me, sti negri, no, mi stanno negri proprio no. Sul a cazzo. A me i negri no. Noi del nord, a noi ci piace il freddo. Arrivano i negri. Scusa, ogni tanto mi prendo un momento razzista e... No,
No! Vabbè, ci sta, ci sta. Veramente infima. Cioè, noi siamo quelli che sdrogheggiamo. No, vabbè, ma io sdrogheggio, perché tanto va bene pure il pareggio. Oh, bello sto gol, io. No, vabbè. Siamo a due. Siamo a due. Ah, tu la devi smettere di dire le cose in anticipo ogni volta. Bello sto gol, mo vado a segnare. Ma io ho detto vado a segnare, diciamo. Infatti mi sono preso il rigore. Ma io vado in crisi, Marza, cioè lo sai che con i pronostici non sono un granché, se no avrei fatto fortuna alle schedine, invece sono quelli che faccio i video su YouTube. Peraltro di merda. Merda. Oh, palo e fai il... Niente, da quando ho sbagliato quel rigore non sono più l'uomo che ero una volta. I'm not the man I used to be, come diceva John Lennon, che tu conoscerai, vero? Sì, che sì, conosci, sì. John Lennon. È quello che fa... La conosco, John Lennon. Vai, facciamo un Just Marza per la musica. Per rigore. Quale gruppo... Sì, per quale gruppo cantava John Lennon? Mo vuoi assai, però... Ma come mo me assai? Io conosco lui, mo il, non lo so, il gruppo che cantava. Cioè, sono praticamente il gruppo Beatles. Più... No, ma lo sapevo, lo sapevo. Sì, sì. Tipo sì. Yellow Submarine, queste robe qua. Professor, ho studiato, ha già studiato, professor. Oh, ammazzalo. Come cazzo è che con te non si riesce a vincere una partita? Ma che cazzo dici? Ho fatto 3 gol. Dietro, così come sta. Rigore. E che? Non è come niente. Non è rigore? Lascio anche il joystick. No. Dai, da dentro la porta. Van Basten! No. Vabbè, però che cazzo, non è che le cose mo non le so io, eh. No, ma dico, io faccio il finto analfabeta. Giusto. Per farti fare le visual su questo canale di certo. Merda. Sì, addirittura. Sì. E ogni volta. Ma cosa? Ti ho dato una palla lì che cioè, non potevi sbagliare. Ma cosa cazzo dici? Guarda che controllo ho fatto qua a mandare a cacare quello, dai. Tua madre pecora. Sei la tua di Putignano, cioè, cioè tua madre è di Putignano e sei in grado di parlare di madre. Sì. Cioè, mi fai veramente inalberare. Posso anche accendermi una sigaretta a questo punto? Sì. Adesso ne manca uno per il titolo, però. Rigiochiamo così. Tanto esce l'omino che riassume. Ciao, io sono quello che riassume le partite del titolo. Tiro gol 1-0. Cross tiro 1-1. Titolo divisione 4. Finita. It's not reality.